12 e 31 minuti in questo istante, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Quest'oggi venerdì 22 febbraio chiudiamo la settimana in bellezza, lo vedete già un piccolo suggerimento qui di fianco a me, vedete dei piccoli fiori colorati, sono tulipani, lo vedete anche dal titolo della nostra trasmissione perché è tornato Edwin, sì, Edwin Kuman, eccolo qui, buongiorno Edwin, bentornato. Grazie mille. Grazie mille. Non sto neanche a dirvi chi è, perché ormai è uno dei personaggi più famosi della nostra zona milanese, è colui che ha portato i famosi tulipani prima a Cornaredo e quest'anno invece, appunto, andiamo ad Arese quest'anno invece, sì, no? Sì. L'inventore, o meglio, l'importatore del campo UPIC di tulipani. Ricordami un attimo, Edwin, che cos'è un campo UPIC? Come funziona? No, è un grande campo, quest'anno abbiamo 2 ettari di bulbi. Sì, è un grandissimo campo dove lì dentro possono vedere i tulipani, possono raccogliere anche. Quando si entrano comprano un buono di ingresso con 2 tulipani incluso. Ci sono i secchi cestini, poi sarà una persona che fa spiegazione come si possono raccogliere. Allora la gente entra nel campo, fanno le foto per Instagram, c'è anche un show garden, ci sono un cuore e un un spezzo di come un tulipano. Ah, avete ricostruito un tulipano, sì, con i tulipani, bellissimo. Sì, sì, sì. E poi ci sono anche alcune altre cose per fare bella foto, alcune novità che non posso ancora, ancora dire perché ancora non è confermato. Giusto. Però no, sarà bello per fare foto e poi anche sia qui per raccogliere con i cestini secchi, raccogli con in mano verso alto, fai così. Poi dopo la raccolta ci sono i casebi con vecchi giornali per incartare, incartiamo, contiamo. E poi uno si porta a casa i tulipani che, sì, ha preso, appunto, come avete capito. UPIC, lo prendi tu, prendi, vai, lo scegli proprio guardando quello che più ti piace, e grazie alle spiegazioni che i collaboratori di Edwin fanno all'ingresso del campo potrai cogliere proprio il tuo tulipano, mettertelo nel tuo fuori giornale, nel tuo cestino, e portarlo a casa, poi appunto regalarlo oppure farci delle belle composizioni come ad esempio quella che abbiamo qui oggi. La cosa interessante ogni volta che parlo con Edwin è scoprire quante varietà di tulipani avete messo giù. Quest'anno ho molto di più dell'anno scorso. E l'anno scorso mi hai detto molto di più dell'anno scorso, sì, quindi ogni anno, sì, sempre, sì, di più. Sì, i tulipani erano il primo anno 250.000, secondo anno 350.000 e quest'anno 570.000. 570.000 bulbi. Dimmi che c'è una macchinetta per mettere giù, non, sì, li hai messi giù a mano, perché meno male, ok. Però abbiamo anche tutto il parte di esposizione, ok. 130 varietà di... Ecco, quante, appunto, quante varietà diverse? Sono 135 nel parte di esposizione, però in tutto il campo abbiamo 450 di tulipani. Adesso, sì, passatemi i termini, tipi diversi di tulipani, sì, perché, veramente, perché giustamente l'esperto di picchia, se dico tipi, è varietà di tulipani, poi bellissimo, cioè, oltretutto, sì, la cosa bella è ognuno con le sue caratteristiche anche nel tempo, perché io so che appunto hai quelli che usciranno prima, quelli che fioriranno più tardi, quelli che rimarranno più a lungo, giusto? Sì, ma quest'anno abbiamo fatto, tutti l'anno cambiamo un po' il design, anche perché impariamo come... Prima avevamo tutto mischiato, tutti i colori mischiati, quest'anno, l'anno scorso avevamo già alcuni color mix, che, sì, che rosa o bianco per esempio, altri mix di colori. E quest'anno abbiamo anche piantato un parte di tutti i percocci tulipani insieme, tulipani normali insieme, anche tardivi insieme. Allora, quando iniziamo, sì, sarà già un parte con tutti i precoci, che sarà molto bello per fare, perché è veramente pieno di colori. Anche perché questa cosa di fare le foto, noi pensiamo sia una... è quasi la maggior parte della gente viene per farsi le foto, sì, perché, sì, sì, è micidiale, no? Cioè, una cosa che... Ma perché, appunto, poi lo avete visto anche nelle foto che stiamo facendo vedere in onda, è veramente uno spettacolo mai visto prima, perché avete questo campo completamente colorato con, guardate, cioè, guardate che immagini in questo momento, sì, state vedendo, questo è il campo credo dello scorso anno, quest'anno dobbiamo pensare ancora a
doppio praticamente, 570.000 bulbe. Sì, sì, sì. Come ti è venuta l'idea? Ricordiamoci un attimo, perché insomma è tre anni che, sì, che sei in Italia. Sì. Tu arrivi da dove, Edwin? Dall'Olanda. Dall'Olanda, sono veramente da una famiglia di tulipani. Ah, ok. Come adesso i miei fratelli hanno una grande azienda con 20 milioni di fiori, 70 ettari. 20 milioni di fiori? Sì, 70 ettari di bulbi. Poi ho anche un fratello in Stati Uniti che fa la Rhode Island, sì, vicino a Boston. Un altro cugino che fa Texas, anche questo. E loro fanno tutti e due Yupik. Perché Stati, okay, Uniti è popolare. Ma anche loro tulipani? Sì, solo tutti i tulipani. Per questo io ho visto e ho pensato e mi piace molto questo tipo di lavoro, perché io conosco molto i tulipani, sì, conosco anche un po' di marketing, come lavorare con le persone. Poi conoscevo già Italia. Ecco, interessante questa cosa che tu conoscevi già l'Italia, sì, perché ci vendevi i bulbi italiani. Già, sì, era il mio primo lavoro, come adesso 17 anni fa, penso quando era nuovo da scuola, sì, dall'università. Ho fatto 3 anni tutto il mondo, però l'Italia era il paese più importante. Sono stato 3 mesi alla Sicilia, wow, per imparare la lingua italiana. Sì, e poi, però sì, adesso non sono ancora perfetto, però ho fatto e poi sapevo che in Italia si piacciono molto i fiori grandi, i fiori robusti, e per questo è importante, perché noi con il campo i tulipani crescono lento. Crescono molto più robusti confronto ai tulipani che compri al supermercato, che crescono in Olanda in sera, sì, con acqua, 3-4 settimane, si crescono veloce, sono magri, con bulbi piccoli. Lo so che gli italiani piacciono i tulipani più grandi, e per questo è anche importante per noi. Diciamo appunto, terzo anno, Edwin, questo per te, è un terzo anno importante, anche perché quest'anno cambi casa. 2 anni fantastici, un successo pazzesco, chiunque ha parlato del tuo campo di Cornaredo, credo che veramente, sì, televisioni nazionali ed internazionali, giornali, sì, mancava, sì, giusto, solo il Papa non è passato a vedere i tuoi... Sì, alcuni, tanti, cioè, persone famose. Tantissime, veramente. Sì, sì. Quest'anno nuova sfida, ci si sposta ad Arese, ci si sposta anche, mi dicevi, per un motivo giusto, cioè reale, proprio per i tulipani anche. Sì. Dicevi che è meglio cambiare ogni tanto a campo, giusto? Sì, è meglio in Olanda, io siamo un campo solo una volta a 7 anni, okay, per avere meno rischio di malattia, perché quando pianti i tulipani si vengono... malattie di più importanza sono fusarium e botrytis, che sono tipo di funghi. Okay. Quando dopo 7 anni tutti sono completamente andati via, non sono morti, okay, tutti i funghi. Quando pianti prima hai più rischio che... Quindi poi, se avete un campo grosso, diciamo, lo dividete in 7 spicchi ogni anno. Sì, fate un pezzo. Noi abbiamo usato in Cornaredo anche il secondo anno lo stesso campo. E quindi è un po' rischioso. Abbiamo provato di piantare nella parte dove era camminare il primo anno. Era 1 metro camminare, 1 metro tulipano. Okay. Allora abbiamo cambiato, però non abbiamo GPS con piantare, okay, non è molto diritto. No, però l'anno scorso era una stagione molto difficile, perché era sempre, da dicembre era sempre un po' bagnato, sempre piove. Poi era un po' caldo in gennaio, e poi fine marzo era molto freddo. Allora i tulipani erano già fuori, alcuni avevano già un fiore. Poi fine marzo era meno 7 gradi. Era un po' di danno di freddo, normalmente non, il danno era piccolo, però quando hai un pochino di danno su foglie, sì, e noi non usiamo nessun chemicali, e poi questi dove c'è i danni si vengono i funghi. Ah, ecco, e poi ecco. Era fino a metà aprile, era sempre piove, sempre bagnato. Invece diciamo quest'anno, sì, per adesso, se facciamo con tutti gli scongiuri del caso, sì, proprio da italiani appunto, sì, il clima è invece ottimale per adesso, è stato ottimale, sì, giusto? Sì, sì, che mi ricordo che mi avevi detto una cosa, tu mi hai detto l'importante è quando poi mettiamo i bulbi deve gelare.
Ricordo che mi hai detto questo, che se arriva il freddo freddo dopo che hai messo i bulbi è importante perché sì, il terreno sì. Giusto? No, i bulbi, sì. Di che ascolto, Alla, mi sì, no, hanno bisogno freddo per crescere in lunghezza, allora hanno bisogno più o meno tre mesi di temperatura sotto 9 gennaio, gradi. Gennaio ha fatto freddo, ad esempio. Sì, dicembre, gennaio, febbraio, nel momento abbastanza freddo. Allora sì, è andato molto bene, non era troppo piove, anche non troppo asciutto. Sì, adesso è molto più caldo di normale. Adesso caldo, la paura infatti è che devi rimanere così, se no poi non devi tornare al freddo, adesso, sennò è un problema. No, adesso più come dobbiamo correre per avere tutto pronto, perché sì, con questa temperatura... Perché è molto interessante questo effettivamente, che ad esempio l'apertura l'avete già decisa? No, ecco, no. Che è la cosa interessante, perché non è che Edwin che non ha voglia o non sa organizzare l'apertura, è che comandano i tulipani. Sì, sono loro, il tuo capo sono sì, loro, no? Sì, comandano sì. Loro, quindi se continuerà a fare tanto caldo il rischio è che dovete accelerare, fare in fretta per aprire prima perché i tulipani sbocciano, sì, giusto? No, sì, ho anche un po' imparato, perché il primo anno era un po' come adesso, 3 anni fa, che era molto caldo in marzo. E poi quando eravamo aperto era già 50% fioritura, era sempre caldo, dopo 2 settimane era tutti sfioriti. Però l'anno scorso avevo pensato che probabilmente sarà più presto, però era sempre freddo, anche piove fino a metà aprile. Anche quando eravamo aperto, perché alla fine io ho sempre detto scusa, dobbiamo aspettare, sì, però tutti ricordo. Mi chiedono, allora abbiamo aperto il 28 maggio, però... Il campo era ancora vero, erano un po' di fiori, però non tutti fioriti. Poi era sempre freddo, allora non era solo metà aprile che era veramente tutti fioriti. Allora quest'anno vogliamo anche aspettare un pochino di più che i precoci sono veramente in colore per aprire. Ricordaci bene, dove sarà il campo quest'anno? Facilissimo arrivarci. Sì, sì, sì. No, è impossibile non vederlo. Sì, penso che quasi tutti conoscono il centro dove era ex Alfa Romeo. Ex Alfa Romeo d'Arese, sì. Arese. Sì, no, si possono parcheggiare al centro, noi siamo di fronte al centro, alla valera di Arese. C'è un parcheggio anche a sud di Via Loraghi, c'è un ponte... pedonale per andare al centro e per andare al centro da noi si sarà entrata dal pista ciclabile al via Loraghi proprio, allora è molto vicino al centro. C'è anche un sito internet, vero Edwin? Un sito internet dove poter seguire tutto sì. Quanto e dove, come funziona quest'anno per gli ingressi? Che tipo di modalità avete pensato? Bisogna prenotare? È libero? Come funziona quest'anno? Quest'anno l'anno scorso abbiamo detto che bisogna prenotare nel weekend, però quest'anno diciamo che per tutti i giorni sarà possibile prenotare online. Okay. E quando è sold out, allora davvero? Sì, è meglio comprare i buoni di ingresso online. Okay. E probabilmente nel weekend può essere che sarà sold out, però quando sarà sold out, diciamo prima della 9 di mattina, comunichiamo che allora okay. Quando vieni senza prenotazione devi guardare prima del sito. Ricordiamo il sito internet che è tulipani-italiani.it. Ok, infatti trovate le indicazioni per raggiungere il campo, trovate la possibilità di prenotare. Come vedi, insomma, una struttura, io sono ben contento perché l'abbiamo seguito Edwin fin dall'inizio, quando appunto il primo anno era qui a Cornaredo e si faceva tante domande anche lui, non sapeva bene cosa sarebbe successo, come sarebbe andata, sì. Avevi un po' di paura all'inizio, dai. No. Sì, 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 no, sì. Invece ti sei trovato con un successo pazzesco. Sì, sì, sì. No, sì. Tant'è che il primo anno, mi dicevi, ho avuto difficoltà anche a stare dietro al lavoro, perché insomma c'è tanto lavoro da fare. Quanti siete quest'anno a lavorare sul campo? Quanti sarete? Quanto sarete? Sì, più o meno 50-55 persone, perché l'anno scorso avevamo già 38 persone, il problema è che hai bisogno di tante persone nel weekend quando vengono 5.000 persone, sì,
però c'erano anche giorni con i piove, quando era era solo una persona all'entrata, perché era veramente nessuno. Allora cambia, dobbiamo sempre guardare come il tempo per insomma, interessante questo, hanno parlato tanto anche i giornali di come appunto la tua impresa porta comunque anche a far girare il lavoro, l'economia di una zona, e soprattutto la cosa secondo me che è molto interessante, a portare economia e far girare appunto il lavoro, a portare lavoro, però parlando e tornando a lavorare sulla terra, che è una cosa che insomma troppo spesso si dimentica. Si pensa al lavoro, uno pensa subito alle fabbriche, oppure adesso al design, all'informatica, al coding, quando invece insomma bulbi, terra, meteo, acqua, non acqua, caldo, freddo, fa differenza per 50 lavoratori, insomma interessante anche questo. Sì, a più lavoro sarà come per spiegare all'entrata, per aiutare le persone, poi per incantare i fiori all'uscita, e poi anche un po' di lavoro a campo, però speriamo che non c'è tanto lavoro a campo. Il lavoro a campo è quando le persone raccogliono e, male, e buttano via perché non ci piacciono e dobbiamo pulire. E poi anche l'anno scorso purtroppo avevamo abbastanza problemi con i funghi e dovevamo pulire i tulipani che avevano danno con i funghi. Ma sul campo da quando avete iniziato a lavorare quest'anno? I bulbi quando li avete messi giù? Fine novembre. Sì. Dopodiché fai vacanza per un momento, non fai nulla, no? Il campo non lo tocchi a un certo punto, giusto? Una volta messi giù non tocchi più il campo, oppure come funziona? Sì, no, campo non c'è tanto lavoro, no? Perché non usiamo nessun chemicali, sì, devi guardare come si crescono e devi pregare, ecco, è un momento di riflessione. Sì, no, però sì, è molto impegnativo, specialmente quest'anno con il nuovo campo, per trovare nuove persone. Adesso stiamo anche lavorando con il centro, perché loro piacciono anche la nostra idea. Sì. Il centro fa un indoor garden da 1 marzo fino al 15 marzo. Dove saranno anche i tulipani, dove noi siamo anche con un bancale per spiegare alla persona. Poi ho organizzato di comprare i tulipani dall'Olanda. Allora con questo siamo anche un po' impegnativo al momento. E poi sarà anche un nuovo marketing, Edwin, quindi insomma è capace di far partire, far girare, far collegare. Sì, no, saranno alcuni workshop e anche un'esposizione di fiori, di foto anche dal nostro campo. Allora anche il centro sarà in collaborazione, perché loro piacciono anche l'idea di green, di verde, anche perché noi i primi 2 anni non ho detto che siamo biologico, perché avevo sempre paura che forse dobbiamo usare qualcosa, però l'anno scorso avevamo problemi con i funghi, molti, però poi ho pensato, posso fare trattamento, però quando hai tante persone e fai il trattamento di chemicali, poi devi raccogliere con non era possibile. Allora abbiamo fatto tanto lavoro per pulire il campo, e per questo adesso possiamo dire che siamo biologici, che non usiamo chemicali, perché lo so che non uso, perché non è possibile con meglio non usarli, perché sarebbe stato era quasi più problematico usarli che non, alla fine, invece, appunto, perché se usavi i prodotti chimici poi c'era il problema di farli raccogliere la gente. Anche io non piace, perché in Olanda anche si usano chemicali prima di piantare per i bulbi, però a me non mi piace, perché io devo lavorare con i bulbi, e anche non lo so che non è molto sano, allora io preferisco di avere un pochino di malattie e non avere. Ci rischi mai qualche bulbo in meno che non fiorirà? Sì, però perché non mi belli piace. E sani. Sì. Ma insomma, questo è davvero un messaggio interessante. È sempre molto interessante parlare con Edwin, perché ci racconta una storia che spesso e volentieri noi non possiamo minimamente neanche concepire. Insomma, questo attaccamento con la terra l'abbiamo, ahimè, molti di noi perso. E invece Edwin ci riporta, ed è bello vedere come davvero, prima dicevi, giornate con 5.000 persone che vengono sul campo, riusciamo un po' anche a educare queste persone al rispetto della terra, al rispetto
dei fiori. Si riesce, Edwin? È sì, difficile? Sì, no. Sì, no, io sono contento, prima vogliamo dire così, però quando hai, abbiamo avuto più o meno 40.000 persone nella stazione, hai sempre alcuni volte che si sono maleducati, che si succede, però in generale non è tanto, allora sono contento come va, però sì, devi sempre dire alle persone che non toccare i fiori che non prendi, anche si fanno le foto, il problema è anche sì? Che si fanno le foto per, seduti con no, fai con un po' sotto con il culo e poi e si siedono su però sì, sì, queste cose succedono. No, infatti non va bene, non va bene. Sì, sì, sì. Però ci saranno qualcuno che ormai sarà, insomma, dopo il terzo anno che viene, che magari aiuta, spiega agli altri che arrivano, agli amici. Sì. Ma c'è gente che torna spesso anche? Sì, sì, sì. Sì. No, sì, lo so anche perché sento sul social, su Facebook, sì? Su Instagram, ci sono tante persone che vengono. Sì, sì, che sono andati tutte volte, tutti gli anni, però anche vengono tutti settimane. Edwin, Instagram nella settimana in cui apri diventa solo tulipani per tutti quanti, Sì. A chiunque conosce qualcuno che è andato a vedere il campo di Edwin, sicuramente, sempre. Sì, sì, è sì, fantastico, sì. Come davvero diventa una... Chiunque viene richiamato da questa cosa, e non solo dalla zona di Milano, anche da altre zone arrivano. So che hai avuto gente che era anche da molto lontano per venire a vedere il campo, vero, nelle scorse sì, edizioni? Sì, anche quest'anno ho sentito per esempio persone che vogliono, che chiedono quando possiamo prendere il volo dal Sicilia. Il volo? Sì. Il volo, mamma sì, mia! Sì, succede, sì, sì. Ma che bello deve essere per te, come... cioè, è una grande soddisfazione, immagino, no? È bello, sì, per te questa sì, gente sì, che... è molto bello, sì, 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 sì. Poi Edwin, ormai, se rimani in Italia a vivere ormai, oppure cosa hai deciso? No, noi siamo... Continua a fare avanti e indietro? No, noi siamo già dall'inizio, okay. Viviamo qui, e l'anno scorso è nata la nostra bambina. Infatti, volevo dire questo appunto, che sì. Oltre ai tulipani hai piantato anche una bambina in Italia, sì, sì, una bellissima bambina, nata tra parentesi nel periodo dei tulipani anche lei. Sì, nata il 10 marzo, allora l'anno scorso era molto impegnativo. Pensate, il 10 marzo nasce la piccola, come si chiama? Leilani. La piccola Leilani nasce il 10 marzo, il 28 Edwin doveva aprire il campo. Sì, sì, sì. No, era santa sì. Donna anche tua moglie, sì, tua donna, per mia moglie era, per santa... mia moglie era di più impegnativo, perché nel periodo di tulipani sì, non, io non potevo, io il primo come pannelloni sì? Sì, penso che ho cambiato dopo due o tre mesi, dopo due o tre mesi, però adesso l'ultima estate ho fatto tanto con la vedremo magari anche sul campo quest'anno, ogni tanto sì, passare di lì anche l'anno scorso io oh, tanto che campo, bello sì, sì. Insomma, questa è la bella storia di Edwin, la bella storia di tulipani italiani. Io anzi lo ringrazio sempre per aver dato questo nome a questa azienda, poteva chiamarla tranquillamente tulipani dall'Olanda o l'olandese in Italia, invece l'ha dovuta chiamare tulipani italiani. Io ti ringrazio davvero anche per aver dato questa tua nota italiana, nonostante tu sia appunto olandese, a questo bellissimo progetto. Ricordiamo il sito internet tulipani-italiani.it, dove trovate tutte le indicazioni per andare al nuovo campo di Arese, che aprirà, non sappiamo ancora bene, ma comunque verso fine marzo, primi d'aprile, sì, giusto? Sì, siamo lì. Fine marzo, sì. Il periodo è sempre quello, ricordiamo, non possiamo saperlo e non possiamo dirlo adesso, perché comandano loro, comandano i tulipani, non è, il capo non è Edwin, ma il capo sono i tulipani, quindi in base al tempo, al clima, a quanto ci metteranno, Edwin capirà quando sarà il momento di aprire e farvi vedere il campo nel migliore dei modi, perché poi è quello interessante, cioè il campo già esiste adesso, andate, credo... Terra e basta, cioè adesso sì, giusto, sì, ecco. Sì, sì. E lui fa in modo di aprirlo nel momento in cui le vostre foto, perché poi sappiamo quando ci tenete ad andare su Instagram a mettere le foto del campo di pane, saranno le migliori foto possibili al mondo. Sì. Ne abbiamo anche viste tantissime di foto, davvero Edwin, ti ringraziamo tantissimo per questo tuo bellissimo progetto. Facci sapere appunto quando poi sarà l'apertura, verremo sicuramente a vederlo. Grazie davvero tanto, è stato qui con grazie noi, ricordiamo quest'anno ad Arese, tulipani italiani quest'anno ad Arese, sul sito internet trovate tutte le indicazioni, e poi chissà, non voglio neanche dire che sicuramente sei già pensato al prossimo anno tu. Sì, 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 ecco, sì, lo sapevo, sì, sì, non è ancora neanche iniziato quest'anno che stai già pensando al prossimo anno. Sì, 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 per dove facciamo, perché probabilmente spostiamo... Sposterai un po' il sì, immagino, sì, infatti. Adesso abbiamo un campo molto grande, possiamo spostare. Ah, vedi, ok. Sì, sì.
quindi può ruotare all'interno di questo campo un po' come facevate in Olanda, insomma. Hai ritrovato la tua Olanda in periferia di Milano, vicino ad Arese con Alfa Romeo, insomma, lì l'hai ritrovato. Possiamo anche dire, quindi, terreni ottimi, però. Scusate. Il terreno è buono, nel senso, per far crescere i tulipani. Sì, però il Conaredo era un po' meglio, penso. E non c'era l'Alfa Romeo, forse, perché non lo so. No, quando pensavo che stai parlando di qualità di terreno. No, ecco, quel terreno gira meglio con il Conaredo. Sì, qui abbiamo un pochino più rischio, però che poi, attenzione, il tempo era molto favorevole fino quando adesso. Quando parliamo di qualità del terreno, è la qualità per far crescere il meglio i tulipani. Non vuol dire che la terra è inquinata, o anzi, la terra è pulita. Ma bisogna che ricordiamo, anzi, da tanto che, volendo, potremmo tranquillamente definirli biologici, tulipani di Edwin, perché appunto non usa nessun tipo di chimica e niente sui tulipani, anche perché, ricordiamolo, poi siamo noi che andiamo nel campo a toccarli, a prenderli con le mani, a portarli a casa, insomma. E quindi Edwin ci tiene a darci un prodotto sano, pulito, e che possa entrare nelle nostre case senza nessun rischio. Davvero Edwin, grazie mille e complimenti per il tuo lavoro. Facci sapere appena aprirai, va bene? Grazie. Grazie mille Edwin Coman, che ricordiamo, ad Arese, tulipani italiani, state collegati, perché insomma appena avremo notizie vi daremo notizie dell'apertura del campo, comunque www.tulipani-italiani.it. Grazie mille anche a tutti voi che ci avete seguito quest'oggi, noi torniamo lunedì con una nuova puntata di Good Morning Milano, sempre qui in diretta su Milano News alle 12.30. Grazie mille, arrivederci e buon weekend. Привет.